Avve a tutti ragazzi, sono Alessio PCM e vi do benvenuto o bentornato sul mio canale e oggi continueremo il nostro gameplay, la nostra campagna su Rome Total War 2 Emperor Edition con l'Egitto Tolemaico, in cui cerchiamo di creare un grande impero che si possa opporre alla crescente forza dei Romani, per quanto siano al momento divisi e molto in guerra tra loro. Infatti, devo dire che ci sono delle alleanze molto strane perché Pompeo, alleato con Augusto, e Lepido con Marco Antonio è una cosa mai vista. Oddio, non so quanto ha retto in realtà Lepido e quanto ha retto Pompeo, non me lo ricordo. Però vedere Pompeo e Augusto alleati mi suona molto ironico. In ogni caso, ragazzi, vi chiederei prima di iniziare di mettere qua sotto un bel mi piace, di iscrivervi al canale se non siete ancora iscritti e di consigliare il canale ad amici condividendo il video. E questo è molto importante, ragazzi. E molto importante è anche che voi commentiate qua sotto, il vostro commento è fondamentale. Per esempio, uno di voi, nello scorso video, mi ha detto che sto trascurando l'economia. Mi sono dimenticato, cioè, in realtà, gli ho risposto e lui si è dimenticato, comunque non mi ha risposto. Io gli avevo chiesto, in che cosa secondo te? Ed è perché forse sto tagliando alcuni pezzi in cui costruisco? Fatemelo sapere, in ogni caso, se secondo voi sbaglio qualcosa o se credete che debba fare qualcosa in maniera diversa. Questo esercito qua ce l'hanno bloccato tantissimo. Spostiamo l'altro a nord o spostiamo questo? No, direi che spostiamo questo qui a nord. Ok, riusciamo ad arrivare alla capitale? No. Dobbiamo rivassallizzare questi pezzi di... Pezzi di so io cosa. Ok, poi andiamo a potenziare questo esercito, ci andiamo a mettere altre 3 unità di picchieri. Ok, non riusciamo a reclutare altro, quindi per il momento ci accontentiamo così. Poi gli altri eserciti che abbiamo, anzi muoviamo prima gli agenti. Abbiamo il campione che si trova qua e qua ci sono i traci, ma non vale la pena sabotare i traci, sinceramente. Il campione piuttosto lo userei per scoprire un po' qua cosa c'è. Poi ne abbiamo un altro di qua di campione che ci aveva fatto vedere, è vero che qua era vuoto, vuoto tutto, non c'è niente. Ok, poi la nostra cara Iolante che, Madonna, è ancora viva, ragazzi, questa donna avrà, minchia, 58 anni, vabbè. Non è neanche così vecchia, però per quest'epoca è agiata, diciamo, molto agiata. Poi abbiamo Azeo, la Madonna era proprio in culo al mondo, che ci dice che qua i parti stanno facendo un grandissimo bordello. Ah, e tra l'altro stanno anche sediando Anicira. Caspita, i parti hanno fatto un impero mica da ridere. E qua c'è un altro loro esercito, wow! Voglio sempre di più l'alleanza con loro. Voglio sempre di più l'alleanza con loro. Poi noi avevamo le nostre flotte qua che volevamo utilizzare per attaccare la flotta romana che si trovava qua. Ok. Spostiamo anche questa. Per curiosità, quanta guarnigione ha Atene? Non è abbastanza. Fare un attacco navale effettivamente può essere rischioso. E attacchiamo con questa che mi sembra in condizione migliore. Ok, si ritirano e vanno fuori dalla nostra portata. In ogni caso, penso che li inseguiamo. Sì, dai ragazzi, li inseguiamo. Anche se non riusciamo ad avvicinarci chissà quanto. Poi stavamo facendo un'altra flotta qua che continuiamo ad ampliare. Gli mettiamo arcieri, altre due di fanteria. Ok, questa non c'ho soldi per farla. Cioè, più che altro non riesce a farla. Abbiamo questo esercito qua che ci stanno continuando a sabotare. Poi abbiamo la casta di Horus qua. Casta di Horus di cui possiamo promuovere un casino di membri, cioè li possiamo potenziare. E ci costa un po', però devo dire che i picchieri, potenziarli è una cosa che non mi dispiace, quindi andiamo a potenziare assolutamente i picchieri. Poi vediamo se abbiamo soldi per potenziare anche gli altri. Sì, oddio, non tantissimi. Gioia di Sobek si trova qua, ok, ed è quello di Tolomeo. In quanti turni riesci ad arrivare a Sparta, bello mio? Tolomeo nel giro di... Qua soffre... No, ok, non soffrirà logoramento. Nel giro di 4 turni Tolomeo sbarca. Fantastico. Qua c'è un altro esercito di guarnigione. Dobbiamo sperare che Marco Antonio non ha una flotta, se no potrebbe essere un problema per il nostro Tolomeo. Abbiamo questo esercito qua che si stava dirigendo a nord. E oddio, anche tenerlo di guarnigione ad Antiochia non è una cattivissima idea. Palmira, Antiochia, più guarnigione Antiochia. Vabbè, in ogni caso dobbiamo sperare di restare in ottimi rapporti con i parti.
Poi Orgoglio di Sekhmet, un'altra di guarnigione. Questi qua li stavamo ampliando molto bene. E potremmo anche spostarli fra un pochino. Vediamo cos'altro mettergli. Magari gli mettiamo due di guerrieri della Caria con Ascia. Ok, perfetto. Abbiamo finito i soldi anche questa volta. Adesso andiamo un attimo dal punto di vista diplomatico. Vabbè, con questi qua ormai non ci provo più a commerciare. Non ne vale la pena. In ogni caso, i parti ci vedono molto, molto, molto bene. Questo è ottimo. Però, cioè, nonostante non commerciano con noi, abbiamo un patto di non aggressione. Alleanza difensiva, non capisco perché non l'accettino. Per quale motivo non dovrebbero accettarla? Ma anche un'alleanza militare, alla fine, i nostri nemici sono gli stessi, praticamente. Cioè, oddio, non proprio gli stessi, però quasi. Considerate, ragazzi, però, che siamo in alleanza difensiva con Ottaviano. E Ottaviano in guerra con Lepido. Ok, Pompei invece non gliene frega un cazzo di noi. Fantastico, allora possiamo tranquillamente passare questo turno. Ok, ragazzi, rieccoci qua. Sovversione militare a Gulussa. Sabotaggio militare in Amanikatashan. O forse è sta contro Amanikatashan. Hanno scoperto il nostro agente a Zeo. Rapporto del carpettiere navale. Abbiamo reclutato un po' di roba, ok. Rapporto del foriere, reclutato un po' di roba. Rapporto di costruzione, costruito qualcosina. Tutto scontato, no, ragazzi? Quello che ho detto. E allora. Allora, vediamo un po'. Marco Antonio è ancora qua, la sua flotta. Va bene. E allora, possiamo, prima di fare qualsiasi cosa, questa flotta qua la mandiamo a quel paese, a meno che non riesca a scappare lì. No, non lo fa e si mette alla nostra mercé, direi. Si mette completamente alla nostra mercé. Ah no, si è ritirato a Pergamo. Niente, scherzavo. Dite che ce la facciamo a conquistare Efeso solo con la flotta? Secondo me sì. In ogni caso sposto qua gli uomini. Vediamo. No, niente, non ce la fa. Vabbè, non importa. Poi, dopo aver fatto questo, andiamo un attimo ancora qui dai Chidri. E stavo pensando che ci servirebbe un agente in questa zona, perché non ne abbiamo neanche uno. Tra l'altro qua ci manca il tempio. Facciamone uno. E facciamo anche il campo. No, vabbè, il campo ce lo risparmiamo. Muoviamo piuttosto i nostri uomini verso Gerra, per quanto si possono muovere, si muovono ad una lentezza inaudita, sti qui. Mentre questi qua li mandiamo qui. Facciamo una bella battaglia automatica e massacriamo completamente sti ragazzuoli qua. Però anche stavolta io non li voglio conquistare. Io preferirei di gran lunga soggiogarli. Quindi proviamoci. Proviamoci un'altra volta. Se si ribellano un'altra volta, io sto arruolando qua un esercito e giuro, ragazzi, che stavolta la rado al suolo quella città. Ok, reclutiamo un po' di questi. Un po' di fanteria così. Va bene. Poi andiamo sulla diplomazia. Selezioniamo subito i Chidri. Accordo commerciale. Richiedo dei soldi. Ok, 1000 ancora alta. 2000 bassa. Va bene, gli chiediamo 1000. Fantastico, adesso commerciamo con loro. Ottimo così. E possiamo finalmente spedire questo esercito a sud. Oh, bene così, ragazzi, una grande soddisfazione. Poi andiamo a muovere subito i nostri agenti. Allora, qua sappiamo che è tutto di Marco Antonio, va bene. Questa gente lo andiamo a muovere qua. Nicomedia ancora sotto il controllo di Marco Antonio. Qua non c'è nessuno. Non ha neanche un'unità, ma fino a farsalo. Porca miseria, se riusciamo a sbarcare, ragazzi, facciamo una strage. Andiamo a vedere cosa c'è di qua. Ribelli latini, interessante. Ci sono dei ribelli. Poi siamo di nuovo qui. E la party, ragazzi, mamma mia. Sono dei mostri.
Sono dei mostri i party. Cioè, guardate che roba. Questa è la party, eh. Anche loro si sono fatti un bell'impero. Hanno approfittato. Cioè, in realtà siamo noi che abbiamo approfittato del loro attacco a Marco Antonio. Però vabbè, non importa. Sono dettagli questi. Vili e semplici dettagli. Questa qua non si sposta più ed è per questo che non attaccavamo. Ok. Allora, questa nave la spostiamo qua. E Araldi di Ptah. Gli occhi della tempesta. Andiamo ad ampliare questa flotta un po'. No, però. Meglio che costruiamo un po' prima. Questi qua a Tarso possiamo provare a farli avanzare. Vediamo quante unità hanno. No, ne hanno un po'. Ne hanno un po'. In compenso però possiamo far avvicinare anche questi. Oh, fantastico. Fantastico davvero. Qua ci mancano ancora delle unità, tra l'altro. Magari mettiamo. Ui, carri falciati. Cazzo, questi qua sono cazzutissimi. Non ho soldi però per gli elefanti anche. Due di carri falciati. E poi sarebbe figo anche dargli della fanteria, però. O dell'artiglieria. Wow, gli diamo dell'artiglieria, che dite? Balista gigante. Fantastico. Ok, questi qua glieli portiamo vicino. E a sto punto non ci avanza neanche un soldo. Vabbè, che ci possiamo fare? Ok, e allora andiamo a passare anche questo turno. Fazione distrutta, guerra. Porca miseria, ragazzi, non abbiamo fatto in tempo. Guerra è stata occupata dalla Persia. Ma porca miseria, ragazzi, non riusciamo ad avere il controllo dell'Arabia Saudita. Erofil è salita di grado, buono. Gli diamo quindi un'abilità in più. Anzi, gli alziamo questa. Tempo di movimento, vabbè, sempre meglio di niente. Ok, abbiamo aumentato anche questi. Va bene così, un peccato ragazzi qua sotto, un peccato davvero. E a sto punto, quanto ci mettiamo a muoverci verso qui? I secoli. I secoli davvero. E vediamo come è messo questo esercito. Questo qua è comandato da Echemone e questo qua è comandato da Giorgio. Mandiamo giù quello di Echemone. Ok, quello di Echemone lo andiamo a portare qua a Marib, mentre questo qua di Giorgio lo teniamo di guarnigione a Yathrib. Questo qua invece lo possiamo cominciare a spostare a nord. Ok. Vediamo se riusciamo a ruolare qualcosa. In realtà tanta roba possiamo ruolare. Vediamo un po'. No, ho sbagliato, degli spadaccini Galati. Poi. Guerrieri della Caria Conascia. Facciamo della cavalleria cittadina. E riesco anche a fare uno schermagliatore, bene così. Poi questi due eserciti qua. Potrei aspettare un attimo e fare altre due baliste qua. Quindi aspettiamo un secondo. E scorpione o balista? La balista più portata e fa anche più danni. Però ha molte meno munizioni. Sono molto utili a indebolire il morale del nemico. No, facciamo due baliste. Ok, e al prossimo turno cominciamo a muoverci verso Side. Fantastico. Poi andiamo a muovere subito i nostri agenti. Questo qua non ci serve mandarlo di qui, mandiamolo di qua. Questo qua. Vediamo cosa hanno a Tessalonica. No, non mi serve che fai niente. Voglio solo che guardi cosa c'è. Fantastico, non c'è niente. Allora torna giù. Che puoi servire. Poi Iolante. Iolante che si trova qua. Controlliamo come è messa la costa qui. Tra l'altro noto con piacere che Pompeo sta dando del filo da torcere alle Pieri. Infatti ha conquistato la costa. E questo è ottimo. E questo qua è un esercito di Liberia. Interessante. Poi abbiamo Azeo. Azeo che si trova. Ah, già qua in fondo. Che ci permette di vedere l'immensità dell'impero partico. E poi ci mancano le nostre flotte. Flotte che mi piacerebbe usare per conquistare Rodi. Però con un'altra flotta lì.
La vedo molto tosta come impresa, quindi potrei provare a prendere Efeso in modo da distrarre i romani lì. Vediamo se funziona come stratagemma. Vediamo un po'. Fantastico, li soverchiamo. Olè! Guardate come affonda bene. Affonda nel porto, però. Vabbè. E andiamo a occupare Efeso. Giorgio sale di livello. Ottimo, e anche l'altro. Allora, dato che siete saliti di livello, vi do come abilità. Chi di voi due è della mia famiglia e chi di voi due non lo è? Vediamo un po'. Ammiraglio Callicrate, che è solo quello nuovo, che giustamente non sto utilizzando. Perché quando mai? Quindi piuttosto vi do un'altra abilità. E vi do come abilità attacco navale. Quindi supporto. Vediamo come sono composte un attimo le flotte. Beh, uomini d'assalto ne hanno tante, soprattutto lui. Quindi a lui direi che do. No, do comandante perché non ha l'altro, ok. E allora a questo qua do quello delle navi d'assalto. Perfetto. Poi posso migliorare anche l'esercito? No, però gli posso dare un aiutante. Bonus, tempo di resistenza del nemico all'assedio. 3% morale, bla bla. Oh, velocità di movimento. Fantastico. Va bene. Efeso adesso è sotto il nostro controllo. Il nostro caro Tolomeo ormai è molto vicino. Ragazzuolo qua. Possiamo finire di dargli le truppe per l'esercito. Gli diamo. Vediamo un po'. Peccato che ha solo i frombolieri. Lancieri. Ma no, facciamolo partire così. Non gli voglio dare altre unità perché gli darei delle unità di merda. Quindi facciamolo partire così. Poi, qua le guarnigioni sono decenti. Non sono niente di speciale, però sono decenti. Qui, dato che ho quella, posso spostare questa e la porto a Macomades. Va bene. Non l'amplio ancora per non spendere altri soldi. E andiamo ad ampliare qualcosina. Allora, Egitto. Abbiamo detto che portavamo tutto al 2 prima di ampliare qualsiasi cosa al 3. Nabatea. Facciamo un bel capeloi, ci avanzano giusti soldi per fare un'altra cosa a livello 2 ed eccola qua. Perfetto così. Poi qua abbiamo questi due eserciti qui. A sto punto l'esercito qua di Adeimanto lo andiamo a spostare o a Palmira o ad Antiochia. Non peraltro, ma non mi fido chissà quanto dei parti. Potrebbero comunque cercare di girarci un tiro sporco. E non sarebbe un'ottima cosa. Vediamo un attimo, crescita. Vabbè, queste mappe in fondo non ci interessano. È questa qua quella importante. No, questa. Ci fa vedere i nostri territori, quelli in alleanza difensiva o dei nostri vassalli. In questo caso solo questo è un nostro vassallo per ora. E bene così, bene così. Passiamo il turno. Tra l'altro guardate i guadagni. Chissà da dove arrivano tutti questi soldi in più. Beh, in Egitto indubbiamente guadagniamo tantissimo. Però direi che possiamo cominciare a passare il turno. Ok, rieccoci qua. Popolazione incoraggiata in Africa, rapporto del foriere, costruzione completata. Bene, 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 bene. I soldi che guadagnavamo sono diminuiti, probabilmente derivavano dall'occupazione della città. Però chi lo sa. In ogni caso, riusciamo ad avanzare fino a Side e riusciamo ad attaccarla, se non perlomeno a metterla sotto assedio. Vediamo un po'. La battaglia si può vincere anche in automatico, devo dire. 72% non è per niente male, quindi lo accetto e andiamo a vincerla in automatico, massacrando la guarnigione, che si becca un bel colpo proprio all'altezza dello No, lo stinco è un altro punto, proprio all'altezza dello stomaco. E andiamo a occupare anche Side. Ah, ragazzi, che cazzo di schifo! Torno subito, pausa, mi sono trovato una cimice di fianco. Brr, cosa brutta ragazzi, sono tornato. Oh, e Pir è passato di livello, fantastico. Facciamo 6 di grado pure lui allora. Gli diamo un altro aiutante. Più 5% velocità di movimento, sono di cavalleria leggera. Più 5% di armatura, buono.
e come abilità naturalmente generale. Ok, poi questo qua lo possiamo continuare a muovere. Qua c'è l'esercito dei traci che si sta muovendo verso Efeso. Libera e indipendente, manca Rodi, che possiamo provare anche ad assediare sia con un esercito che con le flotte, magari mando uno di questi eserciti di supporto mentre l'altro va verso Pergamo. Questi qua li ho mossi a questo turno? No, non ancora. Stiamo per arrivare a Sparta. In tanti. Ad Atene non ci hanno ancora portato nessuno. A Sparta nemmeno. Andiamo a riparare qua la città. Qua facciamo. Beh, cibo direi che non ci serve, ragazzi. Ne abbiamo 124. Andiamo a fare un bel porto commerciale, un bel cappelloi. Oddio, in realtà non ce ne servono due, quindi qua possiamo fare un ginnasio e qua andiamo a fare il luogo di ritrovo. Fantastico. Mentre a Side andiamo a fare un insediamento agricolo mercantile, lo andiamo a fare civile. Però facciamo anche qua il porto mercantile. E non posso fare nessuno di questi. Bene, 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 bene. Perché non abbiamo più soldi neanche stavolta. Va bene. E allora, andiamo a muovere subito gli agenti. Antigua non è dei traci di Marco Antonio. Interessante, pensavo fosse dei traci. Odesso è dei traci. Questo l'abbiamo mosso. Andiamo a muovere subito Iolante. Iberia. Iberia. Ok. Qua sappiamo già di chi è. Qua sappiamo già di chi è. Dio, sta spia Iolante a sto punto di qua non è che ci serve chissà quanto, però vabbè, gli diamo l'ordine d'arrivare. Dai, arriva il più lontano possibile, qui. Bravissimo. Poi a Zio, con cui ritorniamo dall'altra parte del mondo. Oh la Madonna, fin dove diavolo sono arrivati i parti? Che impero si stanno conquistando questi uomini qua? Allucinante. Correnti azzurre, la flotta, ok. Sono molto indeciso perché potremmo provare anche a occupare Pergamo addirittura con la flotta se non è tanto fortificata. Andiamo a vedere un secondo. Pergamo 8-4 più due di questi. Vediamo. No, 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 che cazzo fai? Ok, quello è scappato. Se attacco la città, questa supporta? Non mi sembra. Ok, allora lasciamo qua le truppe per poi sferrare un attacco al prossimo. Stavo per dire episodio, al prossimo turno. Qua non riusciamo ad ampliare niente. Orgoglio di Bastet, guarnigione. Gli artigli della Sfinge, guarnigione. Figli di Zeus Ammon si muoveranno da soli. Ok, orgoglio di Sekhmet. Ah, no, è quello di guarnigione. Gli artigli della Sfinge qual è? E no, qual è i figli di Zeus Ammon? Ragazzi, c'è un esercito che non trovo. Ah, eccolo, i Sacri Scarabei. Ok, che avevamo detto che lo andavamo a mettere a Palmira. Ok, perfetto. E gli arruoliamo un cazzo perché a Palmira non c'è un beato. Vabbè. Ok, e non gli diamo niente ancora a questi allora. E non gli diamo niente ancora a questi allora. Wow, una frase molto complessa. Passiamo il turno. Ok, rieccoci qua, hanno scoperto Azzio un'altra volta. Terre aperte al nemico, Petra. I nemici girano indisturbati in questa regione. Ma chi? Vabbè, insediamento perduto Efeso. Ah, bastardi. Vabbè, tanto la guarnigione cittadina adesso farà schifo. Fantastico, cogliamo l'occasione per distruggere la flotta romana, ottimo, ottimo. Abbiamo il supporto. Ok, abbiamo costretto alla fuga un'ulteriore volta la flotta romana. A sto punto però. Mi sa che loro riescono a rintanarsi un'altra volta a Rodi, perché se non lo fanno, Rodi la vado a occupare io. Sono abbastanza vicini da supportarsi? No, sfortunatamente no.
vabbè. Una fazione si unisce alla guerra. Roma di Pompeo, Traci. Flotta nemica in ritirata. Ok, tratto acquisito. Amo i popoli dell'est. Ah, che sbatti. Altari di Zeus Ammon. Sovrappopolazione in Giudea. Oddio, non avevo ancora tolto questo. Espandiamo la città e facciamo un bell'acquedotto. Perfetto. E tra l'altro stiamo guadagnando molto poco. Non so per quale dannato motivo. Vediamo un attimo quelli da cui guadagniamo di più. Etiopia. Ok. Dobbiamo assolutamente ampliare qualcosa e conquistare altro, quindi. Qua possiamo cominciare a fare la caserma degli Olosideros. E questo qua non c'ho i soldi per farlo. Bene. E allora muoviamo le nostre truppe qui per ammazzare questi traci qua. E poi per imbarcarle qua e cercare di conquistare anche Rodi. Va bene. E ragazzi, che dite, ci stoppiamo? No, muoviamo prima gli agenti. Vediamo cosa riusciamo a scoprire con gli agenti. Facciamolo passare da di qua, ragazzone. Questo è sempre di Marco Antonio. Sì, Pulpu deve di Marco Antonio. Poi Bati, a lui lo lasciamo qui. Riusciamo a sbarcare con Tolomeo. E ragazzi, forse riusciamo a sbarcare. Ah, ok, devo attaccare per forza. Cioè, o attacco o attacco. Sono riuscito a sbarcare con tutti e due, ragazzi. D-Day versione egizia. Muoviamo anche la nostra aiolante. No, ha già gli ordini, è vero lei? E allora torniamo da zio. A zio con cui voglio vedere se i parti sono arrivati fin qua. Perché se sono arrivati fin qua c'è da preoccuparsi. Sono arrivati fin qua, porca miseria. Ok, questo è di Paradene, questo è dei parti, oh mio Dio. Ragazzi, una cosa molto preoccupante. Ditemi qua sotto cosa ne pensate dei parti e della loro espansione. Cioè, io sono espansionista, ma anche loro. Devo dire che non scherzano. Ah, bene, ragazzi. In ogni caso, spero che vi sia piaciuto il video. Se il video vi è piaciuto, mi raccomando, mettete qua sotto un bel mi piace. Iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti. E consigliate il canale ad amici condividendo questo video. Ave a tutti, ragazzi, e ci vediamo nel prossimo video di questa campagna su Rome Total War 2. Ave a tutti ancora.